La Regione Campania, grazie alla professionalità e all'abnegazione dei sanitari, continua ad essere virtuosa anche sul fronte della immunizzazione. Medici, infermieri al lavoro, non stop per continuare ad immunizzare nel più breve tempo possibile la popolazione. Le aziende sanitarie continuano a mettere il piede sull'acceleratore, auspicando sempre che giungano in modo più massiccio i vaccini per poter raggiungere il traguardo agognato quanto prima. L'ASL di Benevento, con il direttore Gennaro Volpe, corre veloce e, grazie alla professionalità della sua squadra, è stato possibile anche tagliare il traguardo di un hub atteso, quello di Montesarchio, in grado di somministrare il vaccino alla vasta platea di cittadini della Valle Caudina. Tutto studiato nei minimi dettagli, un ingresso principale, un'uscita per evitare ingorghi, 10 postazioni per inoculare le dosi, ma non solo. E soprattutto, come sottolinea il direttore sanitario del distretto di Montesarchio, Gelsomino Antonio Ventucci, grande abnegazione dei sanitari, del personale amministrativo, tutti impegnati a dare il loro fattivo contributo per un ritorno alla normalità. Serviremo con questo hub una popolazione di 55.000 abitanti, riferita ai 14 comuni del distretto. Chiaramente bisognerà sottrarre la popolazione non vaccinata. E ad oggi abbiamo fatto oltre 17.000 inoculazioni tra prime e seconde dosi in un tempo relativamente breve, 4 mesi circa. E i risultati comunque si stanno vedendo, ma questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia e significa che dobbiamo continuare ad utilizzare i dispositivi di protezione e anche le misure come il distanziamento ed altro, fino a quando non ci saranno date nuove disposizioni, perché su statistiche e su risultati, sul report, avremo la possibilità di poter dire che possiamo abbandonare qualche attenzione che dovrà comunque sempre esserci. La cosa importante è che, appunto, come lei diceva, oggi è la giornata dedicata agli infermieri. Gli infermieri hanno avuto un ruolo grandissimo in questa campagna vaccinale, si sono prestati con orari veramente da far paura, ininterrottamente dalla mattina alla sera, anche fino a sera, a notte tarda, possiamo dire, senza interruzione anche nei giorni festivi e prefestivi. Quindi un plauso va senza sicuramente agli infermieri, ma a tutti i sanitari, ai medici, al personale amministrativo che continua, questo è un fatto che non si vede, ma che continua ad operare anche dopo la chiusura dei siti, perché bisogna inserire sulla piattaforma tutti i dati riferiti alle vaccinazioni. Un appello in sintesi alla popolazione, soprattutto ai giovani. Continuare ad avere massima attenzione e seguire le direttive. Il rispetto che la popolazione ha più volte manifestato nei confronti degli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri, deve essere, al di là delle parole, un fatto concreto, cioè quello di evitare assembramenti, di evitare le feste, cioè essere molto attenti su quelle che sono le disposizioni. Solo così, con l'aiuto di tutti e con la collaborazione di tutti, l'impegno di tutti, potremo sperare di ridurre i tempi per poter di vincere questa battaglia, questa guerra che stiamo facendo contro il virus. Noi siamo operatori sanitari, non mi è mai piaciuto il fatto che qualcuno ha detto e ha parlato di eroi. Questo è il nostro mestiere, questo è il nostro impegno. In questo periodo ci è capitato di combattere contro il virus, in altri periodi abbiamo fatto altre cose. Quindi noi non siamo degli eroi, ma siamo degli operatori e svolgiamo il nostro ruolo e il nostro compito. Questa apertura del lab vaccinale di Montesarchio vuole significare appunto questo, un'accelerazione forte e formidabile sul piano delle vaccinazioni per quanto riguarda il distretto. Lo facciamo qui nella palestra delle scuole medie del nostro istituto a Montesarchio. È attrezzato, diciamo, in maniera anche professionale, quindi speriamo che questo hub possa determinare un avanzamento delle vaccinazioni. Ringrazio la direzione generale dell'ASL che ha voluto interpretare le cose che avevamo detto già un po' di tempo fa, cioè la sinergia tra enti locali e l'azienda sanitaria locale metteva forza a questo processo, per cui siamo veramente contenti stamattina, sono contento, ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato intorno alla nostra struttura, il comune, l'ASL, la direzione tecnica dell'ASL del nostro comune, e un ringraziamento soprattutto a quelli che fanno volontariato in questo momento, Protezione Civile, Misericordia. Volevo, insomma, ringraziarli di cuore. Il primo cittadino chiaramente rinnova l'appello alla prudenza, alla responsabilità e dunque al senso civico. Dobbiamo essere attenti
insomma, anche a proseguire con le vaccinazioni, ma a sempre essere molto 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 attenti portando la mascherina, non facendo assembramenti. Noi dobbiamo continuare questo lavoro di prevenzione che abbiamo fatto durante questo periodo. La preghiera poi ai cittadini è proprio questa: vaccinarsi significa mettersi al sicuro, mettersi al riparo, ma non significa ancora eradicare questo brutto male che determina il mondo in questo momento, per cui dobbiamo essere sempre molto attenti. Quindi ha fatto bene a farmi la domanda: vaccinarsi non significa essere un liberi tutti, ma essere attenti. Si può riprendere la vita, ma diciamo bisogna essere attenti a non fare assembramenti, a portare la mascherina e insomma a lavarsi continuamente le mani, le stesse cose, stando un po' più tranquilli, perché la vaccinazione comunque ci copre da grandissime difficoltà anche ospedaliere.